Dai, Robè, metti di qualità anche a Mirko, dai. Gianni è stato alla presentazione precedente, adesso arriva andata, no? Fa tutto, vice sindaco. Ciao Gianni. Vabbè, non fa niente. Faccio buongiorno, sono Cristiano Massari del Circolo Sportivo della Fondazione Carisart di Ascoli Piceno. Con piacere ritrovo Massimiliano Brogni, che l'anno scorso è stato con noi e ha sostenuto l'iniziativa fin dalla sua nascita, perché siamo arrivati alla terza edizione, e ringrazio anche l'assessore Stallone perché anche lui si è unito alla nostra squadra. Una giornata di sport è un evento, credo, rilevante, abbastanza particolare, che è arrivato per fortuna alla terza edizione con un gruppo di società che ormai da 3 anni mi aiuta a organizzare questo evento, che è un evento di partecipazione, di sport, di gioco, di integrazione, dove all'interno delle strutture, degli impianti sportivi del Circolo Sportivo della Fondazione Carisart, ragazzi, squadre con atleti normodotati e atleti con disabilità si sfidano in un pomeriggio di sport, ma che è anche un pomeriggio di non solo di competizione ma anche di integrazione, per superare le barriere, diciamo, delle difficoltà fisiche. E quest'anno si sono unite a noi alcune nuove società, alcune nuove discipline sono state introdotte, siamo ormai alla terza edizione, quindi cerchiamo sempre di innovarci, di rinnovarci. Quest'anno abbiamo la partecipazione di 2 nuove realtà, la Casa di Asterione, che si occuperà di attività circensi per alleggerire un po' l'attività competitiva, e poi c'è una nuova associazione che è nata da pochissimi mesi, che è la società sportiva Mirmidoni Welcher Hockey, che è una squadra appunto di hockey in carrozzina elettrica che diciamo è arrivata grazie a Roberto Zazzetti, che ringrazio per la presenza. Io prima di passare la parola agli assessori e ai miei colleghi volevo citare le associazioni che sono coinvolte in questa attività, in questo pomeriggio, che vi ricordo è sabato 7 di settembre. Abbiamo coinvolto la società sportiva. Venga presidente, venga. Eccolo qua, Mimmo Cossichetti. Grande. Ciao Mimmo. Grazie, sei un bravo, diciamo Mimmo che ci ha garantito la partecipazione del CIRD. Allora, sono coinvolti la Polisportiva Borgo Solestà, che volevo sottolineare è una realtà della città che impiega nelle sue attività sportive, che coinvolge nelle sue attività sportive ragazzi con delle disabilità, e quindi è, credo, una realtà da tutelare, da promuovere. Sono molto attivi, porteranno addirittura 3 squadre per la competizione. Poi li leggo perché non vorrei dimenticare nessuno. Per il volley abbiamo le Querce, gli amici di Sparatiollus, che è un'associazione che si occupa di ragazzi con delle disabilità cognitive. Ma le Querce sei tu? E fanno, no, c'è Jackie Torelli, ma purtroppo è avvenuta. Poi abbiamo la Casa di Asterione, Piceno Non Vedenti, Piceno Non Vedenti, e lui il numero uno. Eccolo, l'unico qua. Volontario vero di questa città. Grazie. Giovanni Palombieri, che ha delle attività pazzesche, ma amici di Sparati invece è rappresentata da Egidio al Barossa, non c'è purtroppo perché ci ha avuto dei problemi. Egidio si occupa di allenare i ragazzi, gli amici di Sparati, che sono ragazzi con delle disabilità cognitive importanti. Poi Soccer Dream Montepascini di Fermo, La Meridiana, Piceno Sport Handicap, la Bottega del Terzo Settore, ho detto tutti, il CIF, grazie Mimmo. E quindi siamo alla terza edizione, io lascio... Io ti ringrazio per aver diffuso questa... Il Presidente voleva venire, sarebbe venuto se venivano gli amici.
del basket integrato di Ancona, che loro dovevano prevedere, tanto non ci sono dei problemi che c'erano l'amministrazione di Ancona questo giorno, e allora lui sarebbe venuto a presentare. E già stato incazzato, perché sei Ancona da Nazanò? Perché abbiamo coinvolto tutta la regione. Io passo la parola agli assessori, prego. Allora, qualche anno fa, quando facevo l'assessore of porte, iniziamo a parlare in questa città di sport paralimpico, di cercare di iniziare a fare dei percorsi con ragazzi che potevano avere disabilità. Da lì nacquero i primi discorsi che riguardarono, ad esempio, grazie a Giovanni Palombieri, il discorso dei non vedenti, iniziò il discorso con Zazzetti che riguardò a quei tempi il discorso del basket in carrozzina, poi iniziò qualche altro discorso e arrivammo anche a Pistolesi col discorso della Solestà che ha creato questa situazione molto molto bella. Devo fare complimenti a chi in questi anni è stato al mondo dello sport, e non è un caso se dallo sport è passato ai servizi sociali, perché vuol dire che c'era una propensione, lo dimostra questa giornata, ovvero in questi anni forse non ce ne siamo resi conto, ma questa città, per quanto riguarda tutto il discorso paratletico, tutto il discorso di ragazzi con disabilità, sia di carattere fisico o intellettivo che possa essere, hanno iniziato ad avere uno sviluppo, e oggi basta leggere, basta vedere questo programma per rendersi conto che quello che era in itinere, oggi grazie all'aiuto soprattutto dei volontari, all'aiuto dei tecnici, all'aiuto di tutti coloro che si ricorciano le maniche per fare questo lavoro, però anche grazie a qualche amministratore lungimirante, oggi ci ritroviamo, secondo me, una città che per quanto riguarda questo settore inizia a avere un suo ruolo, quindi voglio dire, 12 tanto anni di mini basket in carrozzina in verso il fuoco. Tanto di cappello, quindi voglio dire, a chi ha fatto questo, sono orgoglioso di ripartire da questo filo, di dargli continuità e soprattutto di farlo insieme all'amico Massimiliano, proprio in quest'ottica dove questi due assessorati possono fare tante cose per questo settore insieme, e penso, anticipo già la parola di Massima, visto che la pensiamo uguale e siamo anche amici, voglio dire, credo che possiamo promettere che questo è un settore al quale daremo ancora più forza, più vitalità, più aiuto, perché ci crediamo, perché ci tocca. Segnate quello che dite che promette. Sì. Quando io prometto, a differenza di qualcun altro, mantengo. E per quanto riguarda invece la giornata in sé per sé, dico che quando si parla di sport è sempre un'emozione. In particolare questa sarà una giornata emozionante perché tocca più tardi. Quando vedo un ragazzo o un anziano, un atleta vero o un amatore che fanno qualsiasi tipo di disciplina sportiva, e qua ce ne sono tante, se poi parliamo a volte di normodotati o di persone con disabilità, io credo che chi non si emoziona davanti a questa situazione probabilmente non ha cuore, però allora a quel punto è meglio che non va a vedere mai lo sport, perché lo sport è emozione, è passione. Quindi sono felice che sabato in concomitanza ci sono più giornate sportive, e quindi per la nostra città sarà una giornata all'insegna dello sport e soprattutto all'insegna anche dell'integrazione, perché qua parliamo di sport e di integrazione. Ripeto, sport emozione, sport cuore, sport passione. Bene, grazie Nico, grazie delle belle parole. Io innanzitutto parto ringraziando gli organizzatori di questa giornata, il Green Park Cristiano, che è sempre particolarmente attento a tutti questi eventi, ne organizza tanti a 360 gradi, quindi grazie per quello che fai qui nella nostra città. E un ringraziamento a tutte quante le associazioni che partecipano a questa giornata, sono tutti amici con i quali abbiamo condiviso tante attività in questo periodo, e logicamente mi orgoglisce ancora di più vederli a questo tavolo, perché significa che oltre all'attività sportiva pensano anche all'integrazione di tanti ragazzi che abbiamo nella nostra città. Una parola la spendo anche per il mio collega Nico Stallone, che come ha detto lui è un caro amico, condividiamo tante attività, portiamo avanti i nostri settori che hanno una divisione, magari perché ognuno di noi ha una delega, ma sinceramente ci sentiamo quasi giornalmente e condividiamo le nostre attività,
perché anche in amministrazione chi fa squadra, chi amministra secondo queste logiche, logicamente porta più ritorno a tutta quanta la collettività e a tutte quante le nostre attività. Quindi lo ringrazio proprio perché stiamo facendo tanto bene e bene insieme, e quindi anche questa giornata ci trova qui uniti, che oltre a condividere tutti quanti i pensieri che abbiamo detto, ci siamo anche vestiti uguali, perché camicetta bianca, la squadra propria, sì, anche le scarpe sono blu, quindi nemmeno a farla apposta, quindi questo è un caso, la panza è uguale, la panza è un po' più grossa. Però volevo dire che vogliamo sempre più portare avanti questo tipo di attività. Questa è una giornata di sport integrato. Sport integrato è fondamentale, questa parola. Integrato significa che all'interno di queste attività avremo ragazzi normodotati e ragazzi disabili che insieme faranno sport. E questo è fondamentale, perché serve tante volte molto di più ai ragazzi normodotati che ai ragazzi disabili. Serve a crescere, serve a capire, e noi abbiamo portato avanti delle realtà dove sono venuti fuori dei progetti veramente importanti. Facevamo riferimento a Borgo Solestano, a Torbolo, a tutti gli altri che sono qui presenti, dove i risultati sono stati importantissimi per i ragazzi disabili, ma anche e soprattutto per i ragazzi normodotati. Quindi questo è importante, l'integrazione tante volte serve ulteriormente molto più per questo. Integrato significa anche la presenza delle famiglie, quindi avremo lì tutti quanti i genitori, i parenti che staranno con noi. Abbiamo fatto tanto, ma non dobbiamo fermarci. Come ha detto Nico, noi dobbiamo portare avanti l'attività per questi ragazzi per tutti quanti i giorni dell'anno. Abbiamo tante realtà che le portano, hanno costruito progetti fondamentali, ma noi, il nostro compito sarà soprattutto quello di allargare l'offerta in questo senso nella nostra città. Noi lo scorso anno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con alcune associazioni sportive e con una cooperativa per mettere a disposizione anche degli accompagnatori, chiamiamoli, rispetto a quelle che sono le forze delle associazioni sportive, per poter allargare questa attività anche a quelli che sono i mesi estivi e non solo. Questo protocollo d'intesa è andato abbastanza bene, però quest'anno lo rilanceremo insieme per poter allargare sempre più questa rete e per poter dare una bella risposta alle famiglie e ai nostri ragazzi. Quindi la volontà dell'amministrazione è chiara. Per il momento invitiamo tutta quanta la cittadinanza a partecipare a questa bellissima giornata per poter capire quanto è bello essere presenti. E poi, come ho detto, allargheremo le nostre attività e tra breve ci risentirete sicuramente a me e Nico per proporvi le nostre progettualità. Quindi grazie di nuovo, grazie a tutti quanti voi, e ripeto, grazie. È una giornata che dovrà necessariamente diventare un anno e più, tutti insieme. Io vi ringrazio delle bellissime parole, del sostegno, perché questo rincuora tutti, perché questa che facciamo è un'attività di volontariato, loro principalmente, io semplicemente ospito e coordino la promozione, ma per il resto è tutto lavoro loro, quotidiano, giornaliero, con tante difficoltà. Volevo, non ho prima presentato Arcieri Piceni, Remondo Cipollini, è un'altra realtà che abbiamo introdotto l'anno scorso, ha avuto grande successo, abbiamo visto l'integrazione totale, un totale coinvolgimento con questa attività di tiro con l'arco, ha coinvolto davvero tutti, quindi quest'anno è stato riconfermato. Adesso gli diamo subito la parola, però volevo anche presentare Michele dell'associazione Mirmidoni Welcher Hockey, che sabato prossimo, sperando non si scateni il diluvio universale, no, diciamo anche questo, sì, passaggio. Se, no, il grande è quello che dice la cosa, ragazzi, numeri uno. Se dovesse piovere si potrebbe spostare, ma lo decideremo quel giorno stesso, probabilmente verrà spostata al 15, la giornata viene spostata al 15 di settembre, ma poi ne daremo comunicazione. Quindi grazie a Cipollini e grazie a Michele, perché hanno introdotto due nuove discipline inedite che spesso, insomma, vengono trascurate, ma che l'anno scorso
ci ha dato il tiro con l'arco grande soddisfazione, c'era la Ferretti che si è cimentata anche lei in questa attività e poi l'introduzione di Raimondo faceva il bersaglio. Prego, dite. Naturalmente lui non è diaspora originale, no. Per noi è semplicissimo perché la nostra è la prima federazione che ha inserito proprio a livello nazionale le persone in carrozzina e altro, proprio gareggiano insieme a noi e fanno la stessa classifica. Quindi noi già da tempo siamo, diciamo, abbastanza avanti da questo punto di vista, che abbiamo inserito appunto i non normali nella nostra federazione. E tu ogni gara nostra che vieni a vedere magari trovi sulla linea di giro persone in carrozzina che gareggiano con te, non è che gareggiano a parte, gareggiano con paralimpici. Quindi poi ci sono anche i campionati paralimpici che sono solo per loro, ma loro gareggiano tranquillamente insieme a noi e più di una volta te la sono destra, perché non è che scherzano questi, quindi sono bravi e poi fra l'altro sono avvantaggiati da una posizione più ferma della nostra e quindi sono per noi è molto, quindi per noi è una porta aperta già da te. Michele, vai. Io sono il presidente, allenatore, magazziniere è appena nata la società, però già abbiamo raggruppato 6-7 ragazzi, perché l'ho fatta, non lo so, alcune cose vengono da sole, si gioca in carrozzina elettrica. Principalmente questo sport era nato per i distrofici, però è stato aperto ad altre patologie. E in Italia ci sono 30 squadre, Serie A e Serie B, io ho detto perché non farlo ad Ascoli. E quindi proviamo questa avventura, non è tanto il vincere, ma quello che si crea comunque dopo, la cena, la trasferta e tutto quanto. Quindi speriamo, ringrazio a voi per l'invito. E speriamo di riuscire ad aiutarvi a trovare gli spazi per non bucio si trova sempre nella vita. Sono allineato a te, ti vengo sempre dietro la carrozzina. Le querce volley partecipa anche quest'anno, grazie per aver aderito anche quest'anno. Ha fatto tutto lui, lui si è impegnato. Le cerque. Si è impegnato, le cerque sono impegnate, giusto? Io ho detto che parliamo. No, ne parliamo. Sei bloccato. Allora, passo la parola a Giovanni Palombieri, anche lui Torbol torna dopo 3 anni, una grandissima soddisfazione avervi perché la vostra squadra va in giro per il mondo, giusto Giovanni? Sono riuscito a portare in giro per il mondo e mi ricordo, la giornata è stata ampiamente parlata visto che c'ho tutte e due gli assessori qua, mi ricordo quando è nata la piccola non vedente, era al buio, non sapevo che fare, non lo so, Stallone, non ti preoccupare Giovanni, ci penso io, è partita l'avventura. Per proseguire poi con Massimiliano Brugni, una frase che mi è rimasta in mente, nel 2012 organizzammo gli europei qui ad Ascoli, una cosa bellissima, grandissima, e la rappresentante dell'IBSA, l'IBSA è l'organizzazione delle Paralimpiadi,
Mi ricordo che la mattina nell'ufficio di Massimiliano prese il telefono e chiamò direttamente questa signora. Parliamo di una signora che ha organizzato non si sa quante Paralimpiadi, città, mi chiama e mi dice: si fa questo, punto e basta. Che poi uscì una cosa meravigliosa qua a Piazza Rigo. Grazie a tutte e due. Grazie. Buon proseguimento di lavoro. Grazie, grazie. L'ultimo, ma non ultimo, Egidio Vitelli si occupa di allenare i ragazzi della Ampi Amici di Sparati, Alba Rosa Clerici, che è il presidente di questa associazione, oggi non è potuta intervenire, è una mamma che trascina veramente questa associazione di ragazzi con delle disabilità cognitive, facendo fare qualunque tipo di attività che possa integrarli, dallo sport alle passeggiate naturalistiche, a tutta una serie di sfide veramente encomiabile, anche sia il suo che il tuo impegno, Egidio, perché dai volontariamente questa collaborazione. Pur essendo di Ascoli, sono diventato socio fondatore di questa associazione che è la sede Ascoli. Raccoglie comunque ragazzi disabili con disabilità cognitive anche molto gravi, quindi non comunicativi e anche qualcuno autoesistente. La difficoltà di queste famiglie è enorme, perché noi normalmente facciamo un'associazione tra la disabilità con una disabilità fisica, che è molto ma molto diversa di quella cognitiva, che mette sotto pressione, sotto prova le famiglie. Abbiamo iniziato, tra le tantissime attività, come diceva Cristiano, di Alba Rosa, noi abbiamo la stessa comune passione di quella del basket e ci siamo un attimo informati, abbiamo notato un bellissimo progetto che è stato preparato da un ex allenatore professionista di basket, Marco Calamani, il quale a Bologna con alcune cooperative ha messo insieme ragazzi non connotati, ma ragazzi con sindrome di Down e autistici, perché le due disabilità un po' si compensano, quindi diciamo, la parte più tranquilla del ragazzo Down e di quella un po' più diciamo energica, là, dei ragazzi con autismo. E su questa scorta siamo partiti con questo gruppetto che è aumentato, ci sono ragazzi anche di Ascoli che vengono e partecipano, quindi raccogliamo un bacino abbastanza grande. Alla prima manifestazione abbiamo dato subito la nostra visione, abbiamo fatto con Cristiano degli altri eventi, invitando altre realtà della regione. Molti ragazzi che vengono anche con noi a fare basket sono per esempio anche in partecipazione con il calcio, con gli Stonesi. Quindi questa anche circolazione di ragazzi attraverso varie attività ha già contribuito a fare che questa cosa potesse poi avere un ulteriore sviluppo. E siamo profondamente grati a Cristiano per questa nostra partecipazione. Ovviamente, essendo come associazione nata nella Valle del Tronto, non siamo così preclusi, non prendiamo le attività anche al di fuori del territorio. Quindi venire ad Ascoli e partecipare a eventi simili ci danno sicuramente molto respiro. Per chiudere, siamo molto contenti che nel percorso organizzato anche questo anno permette anche ai ragazzi con le difficoltà che dicevo precedentemente di poter partecipare, perché loro sono guidati molto spesso dall'educatore, quindi devono partecipare, partecipano a queste sia il tiro con l'arco o altre attività accompagnati, e la modalità quest'anno è molto Sì, perché tutti i ragazzi verranno coinvolti in tutte le attività, quindi c'è una rotazione continua, quindi non ci saranno ragazzi che fanno solo un'attività sportiva. Sì, tutte le discipline. Tutti partecipano. Giocheranno, si sfideranno in tutte le discipline. Abbiamo pensato che fosse la cosa migliore, insomma, che tutti potessero a rotazione essere coinvolti. Michele metterà anche a disposizione una canozzina elettrica per chi volesse praticare
il Welch Rocky, cioè l'hockey sulla carrozzina. Quindi anche gli assessori su l'anno scorso con Andrea abbiamo Andrea Corsi. Abbiamo fatto una carrozzina, abbiamo provato tutti quanti, ho provato pure io. Sì. Io ci sono entrato. Io non ci sono entrato. E Alberto, diteci le ultime. Allora, io sono direttore Sighetti, sono il responsabile del marketing qui della CIP, il direttore di Acqua Paralimpico, da 2-3 anni non so sapere che si è staccato completamente dal CONI, un CONI parallelo al CONI elettronico. Ha una partita IVA per presentare una situazione, quindi una cosa proprio grossa. Purtroppo il Presidente adesso non è regionale, sarebbe potuto venire, soltanto con dei problemi hanno posto con una due distorti, degli scatti molto forti, praticamente ha lesionato la cervicale. Sì. Adesso si è ripreso, è stato 6 mesi al lo so, ha preso, lui ha avuto una fortissima contrattura da una parte e dall'altra, proprio per queste pressioni, e logicamente si è cercato di prendere. Mi delega almeno per tutte le manifestazioni che sono venute di tempo. E io ho bisogno di sostegno dal 2016, quindi sono da tanti anni, cerco di fare attività, cerco di fare della situazione. Abbiamo fondato una nuova situazione che ho sempre detto con l'efficacia della Maris. Sto provando con loro per fare l'attivazione del CIP per regolarsi questa cosa qui. Comunque l'ombrello del CIP è grande, cioè entrati come fuori, ci sono le federazioni pallacolo, pallacanestro, e si sta lavorando molto su questo settore. Addirittura quest'anno abbiamo fatto una convenzione con il Comune di Lignano, con la scuola del Comune di Ascoli, che ha partecipato per un progetto, e poi ho fatto passare un girato a Storpano, per un progetto di insegnanti specifici delle discipline paralimpiche per fare l'attività sportiva gratuita nelle scuole medie. Andrea, bisognerebbe riparlarne, anche perché c'è una conferenza la settimana prossima che praticamente viene direttamente in pratica in tutta la provincia di Ascoli c'è stata solamente Polignano e San Benedetto Centro. Hanno aderito, adesso bisognerebbe aderire, adesso bisogna aderire nuovo, adesso c'è la prossima settimana ci sarà una manifestazione in ancora che spiegheranno questa nuova attività, ma non sarà cercata ancora. Proprio fare questo, come vedere il fuori che danno le scuole elementari, che danno le nostre, adesso qui sarà fatto le scuole medie con le società. Magari dovrebbe voluto fare un periodo intorno a un periodo di basket integrato, è stata una bella cosa, poi mi si è fatto con fatto che le moto hanno dovuto andare alla scuola elementare, hanno dovuto essere così, stati dei problemi, però è rimasto sempre. Grazie Mimmo. A posto. Grazie. Io volevo solo fare una piccola, cioè che per me oggi è importante, perché io ho fatto nel 2002 il primo evento, dico, sei tu l'assessore? Sì. Era lui l'assessore. Ma come visto, noi abbiamo lavorato insieme. Sì, bravo. E il 2002, per la prima volta, il basket di carrozzini di Piazza del Popolo, che è stata un'innovazione unica. Vi racconto un aneddoto di persone che venivano da me, dicevano, ma tu sembri, io faccio motocross con tutti, tutto meno il calcio e la quintana, e sempre sport pericolosi, e mi dicevano, ma tu sei pazzo, le persone dicevano, ma questi maledini, questi sono handicappati, cioè, e tu sei handicappato, mi dicevo, perché questi sono degli atleti, perché sbatte, tenete conto che quella volta sono venuti ragazzi, quello lì alto, quello della nazionale italiana, il maschio di carrozzina, il capitano di Santa Lucia. E da quell'anno, al 2002, abbiamo fatto 12 edizioni. E io questa cosa qui è stata, questo impatto delle persone, degli ascolari, con questa realtà, ha aperto la testa a molte persone. Io dico, è stato un apriscatole. Dopo io logicamente sono un martello pneumatico, sono andato avanti, ho fatto con la polisportiva Amicacci, abbiamo organizzato
io organizzato dal letto ricoverato in Ancona nel 2012, organizzato nel 2012 il ritiro della nazionale italiana in basket in carrozzina, ho trovato 7500 da dentro alla vasca dentro l'ospedale. Abbiamo fatto la Coppa Italia, un anno la Coppa Italia, e ripeto, mi è arrivata una lettera da Luca Pancalli, mi arrivò perché facemmo una situazione bellissima, anche perché questi proprio cercavano sempre l'impossibile, insomma. Da lì, signori, è iniziato quello che dicevate voi, è vero, questo connubio dell'amministrazione, ma soprattutto il cambiamento di mentalità da parte dei genitori, perché a me i genitori mi venivano da me, c'era una forma di paura, c'era una forma di paura, ma tu sei pazzo, io non ci vado, allora andavo dalla casa e mi dicevo che ragazzi non rompete le scatole, e c'è stata, vi posso assicurare, da questo punto di vista un salto di qualità per quello che è l'integrazione, l'inclusione sociale e la non discriminazione, il primo obiettivo degli sport paralimpici, perché l'agonismo è importante, io sono, però per tirare fuori questi ragazzi da dentro casa è l'unica cosa, con i mirpidoni, con i welcherokei, i ragazzi erano 6-7 anni che me lo cercavano, facciamo sto welcherokei, e io dicevo ragazzi io non ho problemi, però il problema è che deve avere un sacco in paradiso che viene qua, e c'è stato Gesù Cristo che ci ha mandato Michele, perché se no non si faceva niente. E perciò è importante questa cosa qui che hanno detto gli assessori, perché siamo riusciti, io vi posso assicurare che siamo riusciti a tirare fuori dalle case tanti ragazzi, i mirpidoni, questi ragazzi in carrozzina, molti di loro all'associazionismo mero, loro volevano fare questo sport fortemente, e per cui io sono felice. L'altra cosa volevo ricordare e ringraziare anche della Fondazione Castel Risparmio e Gaspari Liceo, perché quel centro lì nasce. È stato voluto dal vasto presidente Marini, ma io gli ho massacrato finché è stato tolto al circolo creativo della Cassa di Risparmio, è stata acquistata la fondazione e abbiamo fatto l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e abbiamo fatto, ma lì ancora ci sta a lavorare, perché lì ci fa la palestra, io voglio che la palestra venga attrezzata con i pesi, con le cose. L'ultima cosa, poi mi sto zitto, sicuramente faremo la città dello sport, hanno promesso pure loro e lo faremo, faremo la città dello sport per gli sport paralimpici, cioè la mia idea è questa, di fare la città dello sport che è... ad oggi è un'idea, No, ma se si fa, la città dello sport consiste che non, allora specificate, perché io con questa cosa qui mi hanno detto ma io ci posso venire dopo la logica che so normale, perché è così, noi abbiamo fatto un adeguamento della struttura, l'abbattimento di vari territori, perciò la gente non, la città dello sport è per tutti, però vorremmo fare in modo che questa struttura che si presta benissimo, che dal punto di vista orografico noi abbiamo una posizione invidiabile, perché siamo vicino al mare e alla montagna, per cui il campo scuola, cittadella dello sport, poi paralimpico, dove verranno tutte le scuole,
tutte le nazionali di sport paralimpici. Giocano a Luca Pangalli, verrà giù. È sempre un'idea ancora, però è una bellissima idea. No, è così, si fa così. E per fare in modo poi che c'è il collegamento col Franchi a San Marco, io già ho parlato con i gestori, con quelli che lo stanno rimettendo a posto, io ho detto vado su a controllare che levano le barriere architettoniche, fare il discorso, le cose fatte bene, con la provincia, per cui questo qui porterà, sarà un arricchimento della città, porterà le nazionali, porterà persone, servirà per il turismo, servirà per i commercianti, servirà per tutti. Cioè io guardo lo sport per disabili come guardo l'altro progetto che sto facendo del distretto della robotica assistiva, perché ci sono 5 milioni di utenti. Cioè questo è un budget, questo è un, bacino di utenza notevole. Vorremmo fare le carrozzine, vorremmo fare le carrozzine per andare in montagna. Ecco, io lo guardo non come un discorso di pietà, sì, facciamo uscire, però qui dietro a questa cosa c'è un business, c'è un business per la città. Scusate se sono un po' corroio. Grazie Roberto. Allora ci facciamo una foto tutti insieme. Allerta gialla per temporali per il 6. Sabato 6, mattina però. Ci aggiorniamo. Il 6. Il 6. Il 6, ok. Comunque domani arriverà l'allerta gialla. Comunque c'è un problema grosso, eh. C'è un problema grosso, grosso. Con l'assessore Stallone. Che l'altro lì stavamo lì. No, abbiamo avuto una riunione, io avevo preso l'ascensore e lui non è per salire a piedi, via l'ascensore. Visto che l'Ascoli è fatto un calo. Mi fai anche una foto. Grosso problema. Sì. No, guarda, non metti così. No, non mi fa così. No, non mi metti avanti, io non ho fatto niente.